Fortenaro Alessandro. Presente. De Michelis Alessandro. Presente. Pittarresi Alessandra. Alessandro. Cavallari Debora. Massazza Patrizia. Palocco Paolo. Augello Vincenzo. Pequino Sabatino. Presente. Valino Roberto. Presente. Alvino Maria Teresa. Assente. Ravasenga Giovanni. È aperta la seduta del Consiglio. La parola al Sindaco. E intanto c'è appunto una richiesta da parte del Presidente del Consiglio che non poteva esserci, quindi ci sono io come Vicepresidente. La parola al Sindaco. Bene, grazie. Un ringraziamento a Sabatino Sequino che si trova a svolgere questo ruolo per questa sera. Io avrei tre comunicazioni. Sì. Tre elementi di cui vorrei dare comunicazione al Consiglio Comunale questa sera. Il primo è un atto assolutamente dovuto e riguarda la nuova organizzazione della Giunta e la ripartizione delle deleghe all'interno dell'amministrazione. Come avrete già avuto modo di leggere, di sapere, con l'inizio di questo mese, il 10 di aprile, se non ricordo male per la precisione, abbiamo condiviso appunto questa nuova organizzazione che prevede l'ingresso in giunta di Deborah Cavallari che agli attuali compiti, ovvero servizi extrascolastici e sport, assomma le deleghe relative alla cultura e alla biblioteca, e invece a Patrizia Massazza rimane l'oneroso compito di gestire le politiche sociali. Credo sia assolutamente necessaria una precisazione, un paio di precisazioni. Questa scelta è stata intanto condivisa direttamente con Patrizia e con Deborah e poi all'interno della maggioranza. È una scelta che nasce dal fatto che le politiche sociali in questo momento sono particolarmente importanti e occupano tempo ed energie tali da riempire l'impegno amministrativo di una sola persona completamente. E allo stesso tempo, siccome era già nelle nostre corde, siccome abbiamo già cominciato il nostro mandato in questo modo, ci pareva opportuno dare maggiore slancio a quelle che sono le attività culturali della biblioteca e abbiamo trovato la disponibilità di Deborah Cavallari di assumere queste ulteriori deleghe. Faccio notare che tutto questo deriva anche dal fatto che rispetto al mandato scorso, tanto per capirci, c'è stata, oltre che la riduzione del numero dei consiglieri comunali, anche questa contrazione della giunta che è passata da 6 a 4 assessori. Io credo che per un comune delle nostre dimensioni e con le complicazioni che ha una città come Trino, in realtà una giunta un po' più larga sia perfettamente giustificata e giustificabile. Vedo che annuisce anche l'ex sindaco Ravasenga che ha avuto modo di vederlo sicuramente durante i suoi anni di mandato. La quantità di lavoro da svolgere è notevole, peraltro negli ultimi anni c'è stata anche una riduzione significativa di quella che è l'organico del comune stesso, quindi il numero dei dipendenti e dei funzionari si è ristretto e contemporaneamente si è anche ristretta la parte politica amministrativa, quindi a funzioni e a compiti crescenti in realtà si è poi ridotto il numero di persone che se ne possono occupare direttamente. Il risultato finale di questa operazione, vale per Trino ma vale per tutti gli altri comuni che si trovano in queste condizioni, è che alcune deleghe che sono sempre state rappresentate pienamente in giunta di fatto rischiano di rimanere fuori.
un'anomalia, ad esempio, un'anomalia o comunque un aspetto non così usuale è che ad esempio manchi un assessore al bilancio a tempo pieno, nel senso che questa è una delega che per scelta, per necessità, ho poi mantenuto in capo a me, così come altre deleghe assolutamente importanti non sono direttamente rappresentate in giunta, ma sono compiti poi assegnati ai consiglieri di maggioranza. In parte c'è stato un ripensamento da parte del legislatore che abbiamo visto ha riaumentato in parte i numeri dei consigli comunali con un effetto più marcato per i comuni piccoli o piccolissimi, per i comuni di dimensioni leggermente più grandi in realtà c'è stato solo qualche aggiustamento, non di certo il ritorno a quello che era la situazione pre-Calderoli, per capirci, ma insomma quantomeno si è capito che non sono i consiglieri comunali o le amministrazioni comunali quelle che mandano in malora il paese o gravano sulle tasche dei cittadini, ma forse esattamente. Detto ciò, ovviamente noi continuiamo a lavorare come abbiamo fatto sino ad oggi, speriamo con risultati insomma, positivi man mano che andremo avanti. Questo era il primo punto. Il secondo punto è una comunicazione che riguarda l'esito positivo di due progetti presentati direttamente dalla partecipanza e dall'ente di gestione del Parco del Po alla Regione Piemonte nel quadro del PSR, ovviamente ancora 2007-2013, misura 227, due progetti che sono cofinanziati dal Comune di Trino e che, mi permetto di dirlo, anche grazie a questo cofinanziamento è stato possibile presentare e quindi poi portare a casa. Sono due interventi di riqualificazione importanti, quello che farà capo al Parco del Po riguarda l'area attigua al ponte, al fiume, andando verso Camino, sulla sinistra, ex discarica, eccetera. Per quel che riguarda invece il Bosco della Partecipanza, è un progetto composto da più interventi di messa in sicurezza e miglioramento della sentieristica, dell'indicazione della cartellonistica e altri interventi che riguardano la gestione boschiva del patrimonio della partecipanza. I due progetti hanno un valore complessivo di circa 200.000 euro, con un finanziamento del Comune che è diverso sui due progetti per la diversa natura dei due soggetti proponenti, di circa 50.000 euro. Diciamo che il peso del cofinanziamento comunale sta tra il 20 e il 25%. È un risultato che io ritengo molto positivo perché sommato al progetto in itinera che avevamo presentato alla Compagnia di San Paolo in partenariato con la provincia di Vercelli e con le associazioni trinesi porta risorse aggiuntive sul territorio per circa 300.000 euro complessivamente. Era uno degli impegni che ci eravamo presi, quello di andare a cercare, come è ovvio che sia in momenti particolarmente complicati come quelli attuali, risorse aggiuntive rispetto a quelle in capo al Comune, in una fase come quella attuale, che di certo non è di vacche grasse e in una fase peraltro di ancora assenza dei fondi comunitari, sia quelli a gestione diretta, quelli a gestione indiretta, per il periodo 2014-2020, che partiranno verosimilmente tra la fine di quest'anno e poi l'inizio del 2015, e la Regione che è arrivata a fine mandato, con le modalità più o meno rocambolesche che conosciamo, credo che sia comunque un buon risultato per cominciare. Detto questo, sono, ripeto, 300.000 euro circa aggiuntivi che possono essere messi a disposizione della città e quindi ben vengano anche perché aiutano e creano un po' di lavoro e soprattutto degli interventi di riqualificazione.
terzo punto riguarda invece il bilancio 2014, è soltanto una prima anticipazione, ci siamo visti qualche giorno fa in sede di Commissione Bilancio, sia per esaminare il rendiconto di gestione che poi vedremo successivamente, sia per cominciare a fare i primi ragionamenti per quel che riguarda il preventivo 2014. Verosimilmente verrà portato all'esame e speriamo all'approvazione del Consiglio verso giugno, anche perché così stiamo nei tempi legati anche al triennale delle opere pubbliche, quindi alla tempistica necessaria. È ancora un termine anomalo rispetto a quello che dovrebbe essere la normalità, ma rispetto al 2013, quando siamo arrivati veramente molto tardi, quantomeno portiamo un pochino indietro le lancette dell'orologio dell'approvazione del bilancio 2014. Lo do ancora con qualche margine di incertezza, semplicemente perché sappiamo di vivere in una situazione ancora fluida. Qualche comune, ma pochissimi comuni in realtà, lo hanno già approvato. Vicino a noi c'è il caso di Santià, spinto anche da delle difficoltà intrinseche alla situazione amministrativa in cui si trovano. Quasi tutti gli altri comuni della zona, e non solo, in realtà hanno preferito invece aspettare altri momenti più avanti per arrivare all'approvazione del bilancio 2014. Io con questo avrei concluso le mie comunicazioni. Come da accordi, se ci sono altri interventi che esulano da questi punti all'ordine del giorno o alcune aggiunte da parte dei consiglieri, la parola è a disposizione di tutti. Su quelli che sono ovviamente la possibilità di recuperare o di trovare certamente delle strade diverse, perché indubbiamente credo che, ma non solo per il Comune di Trino, ma credo che per la stragrande maggioranza con le risorse del Comune, insomma, credo che di strada se ne faccia molto poca, no? Per cui l'ottica, diciamo, è sicuramente in quelle direzioni, e in particolare io almeno mi sono forse fossilizzato un po' su questo tema, sono i fondi comunitari che effettivamente potrebbero fare, anzi possono fare, la differenza, e la differenza la possono fare anche notevolmente, perché poi si tratta pur sempre di 1.000 miliardi, è vero che insomma sono da suddividere in n paese, però insomma, stante alle stime, per l'Italia quest'anno, tra cofinanziamenti, una storia e l'altra, siamo intorno ai 100 miliardi di euro. Per cui, insomma, diciamo che qualche orizzonte si può aprire, anche se, devo dire, dal mio punto di vista, in maniera ingiustificata, se le cose stanno come stanno, il 75% di quelle risorse andrà alle regioni del centro-sud e il 25% alle regioni del, diciamo, centro-nord, no? Per cui, ecco, io questa la giudico una ingiustizia vera e propria, però, insomma, se le cose staranno così non potremo che prenderne atto. Intanto ringraziamo il Sindaco per le comunicazioni che ha dato all'inizio della seduta, ringraziamo l'intervento del Consigliere Ravasenga, e se qualcun altro vuole ancora, ecco, esporre qualcosa prima di passare al secondo punto, consigliere Gualino. Innanzitutto è doveroso il buon lavoro al nuovo assessore Deborah Cavallari, anche se non è presente, un buon lavoro anche alla nostra collega Patrizia Massazza, perché con coraggio, mi avviso, oggi ha deciso di tenere una delega molto difficile e delicata, quindi buon lavoro anche alla nostra collega Patrizia Massazza. Stasera ho portato due documenti fotografici, semplicemente perché c'è un problema che può essere di poco conto, in realtà è fastidioso: il problema del transito delle bici sotto i portici. Ieri, passeggiando per una cittadina vicino alla nostra, ho visto questo cartello, ho pensato di fotografarlo e di proporlo, in quanto questo è un metodo sicuramente per evitare questi spiacevoli accaduti. Nel secondo documento fotografico ho di nuovo preso una foto di un cassonetto anche bello, a mio avviso,
da vedere, dove si può già fare della raccolta, dove si può comunque utilizzare, anche perché se vogliamo contrastare un po' della maleducazione che c'è nei cittadini, nei pochi cittadini, dobbiamo anche fornirgli un servizio tale per cui questo si possa affrontare. Era semplicemente un documento fotografico che ci può aiutare a risolvere alcuni problemi. La manifestazione del 25 aprile, devo fare complimenti perché è stata una novità il fatto di trovarsi al civico, leggere queste poesie, il suono del violino è stata una cosa molto carina. Devo dire finalmente una cosa diversa. La cosa brutta della giornata è non vedere giovani. Probabilmente ci siamo scordati anche noi che siamo molto più giovani di parlare la lingua dei più giovani ancora. Dobbiamo cercare per il prossimo anno, che sono i 70 anni della liberazione, probabilmente di gestirla anche in modo diverso a livello di ragazzi e di scuole, anche perché il rischio è quello tra 30 anni, che saranno i 100 anni della liberazione, che siamo veramente in pochi a essere presenti. È una cosa triste, perché penso che sia comunque una delle giornate più importanti che abbiamo nella nostra nazione. Questa amministrazione è stata molto attenta a queste cose, e questo lo dico per fare un complimento, perché è importante. Il ricordo è una delle cose più importanti per insegnare a tutti. Trovo solo un piccolo neo da fare su questa cosa. C'è una giornata, secondo me, forse non così importante come queste, ma che è degna di essere ricordata, che è il giorno del ricordo, che cade il 10 febbraio. Lo trovo, e velocemente vi leggo le parole del presidente Giorgio Napolitano: un moto di odio e di furia sanguinaria e un disegno annessionistico slavo che prevalse innanzitutto nel trattato di pace del 1947 e che assunse i sinistri contorni di una pulizia etnica. Credo che anche questo vada ricordato, perché tutto può aiutarci a ricucire una nazione, perché ne abbiamo un gran bisogno di questo, soprattutto perché non successe solo in quelle zone in cui sappiamo, ma anche nelle zone di Moncucco torinese e molte zone del Monferrato vicino a noi. Il giorno del ricordo è la solennità civile nazionale italiana che celebra il massacro delle foibe. Purtroppo utilizziamo il termine celebra per tutte queste cose, però fa capire il significato. Io non so se è stata, non credo, una scelta o magari una dimenticanza, probabilmente. Però volevo solo, magari per il prossimo anno, pensare anche a qualcosa in merito. C'è un altro problema a Trino, che è il deflusso delle acque, che si nota quando piove tanto. Probabilmente occorrerebbe fare, proprio nei giorni di forte pioggia, una mappatura di queste zone, perché ci sono zone molto critiche in cui l'acqua entra ancora nelle case e nei cortili, vedi via Gorizia o queste zone qua. Abbiamo avuto un incontro con il sindaco e l'architetto Valocco, assessore, per quanto riguarda le barriere architettoniche, quindi vi ringrazio per la sensibilità che avete mostrato riguardo a questo grosso problema che c'è. L'abbiamo avuto assieme a Claudio Zannotti, che è un esempio credo per tutti, e quel giorno lì probabilmente ci ha impartito una lezione di civiltà e ci ha fatto vedere il mondo in un'altra prospettiva, quella che solitamente non siamo abituati a vedere. Ancora una piccola cosa, poi prometto che smetto. Abbiamo ancora, vicino all'incrocio di Corso Italia, uno stabile che, essendo in decadenza, occupa un posto per il mercato, un posto auto. Quindi cosa fa? Toglie un posto al mercato e toglie anche un introito al comune, oltretutto, e dà dei disagi alla popolazione. Credo che sia il momento anche di intervenire in questo senso. Grazie per l'attenzione. Grazie al consigliere Gualino. Se qualcun altro vuole ancora intervenire, rispondere. Sì, ne approfitto solo della giusta sottolineatura del consigliere Gualino riguardo alla pulizia strade, perché è proprio una cosa fresca di oggi, era una comunicazione che tanto volevo fare. Proprio oggi siamo riusciti ad avere l'incontro, gli assessorati, diciamo, preposti, la cooperativa Orso Blu, che ha rivinto l'appalto per la pulizia strade, diciamo, per il prossimo anno, e l'ufficio tecnico. Sappiamo che la pulizia delle strade è un problema, questa è una cosa che vediamo tutti, quindi abbiamo cercato di risolverlo. La nostra proposta, cioè il sistema che sarà attuato, è questo. Fino ad ora ne abbiamo avuto 4 persone sulle strade e una persona sul camioncino. Da fra 8-10 giorni, questi sono i tempi, diciamo, per l'assunzione da parte cooperativa, avremo
8 persone sulle strade, quindi un raddoppio. 3 di queste persone vengono dalle borse lavoro, faranno 7 mesi e mezzo a 20 ore settimanale, e una persona invece tramite cooperativa, quindi sarà a tempo indeterminato, con il compito proprio di coordinamento e controllo, diciamo, perché secondo noi è mancato anche il coordinamento e il controllo in questi mesi e insomma gli effetti sono stati negativi, non c'è niente da dire, quindi siamo qui apposta per cercare di modificarli. Abbiamo preparato in queste settimane proprio con l'ufficio tecnico una tabella che poi io credo non ci sarà nessuna difficoltà nel renderla pubblica, che è la tabella degli orari e delle persone e dei luoghi, cioè ogni persona o più persone, secondo se vanno al mattino o volente, hanno un luogo da pulire, diciamo, stabilito. Quindi ci saranno dei ragazzi che al mattino fanno il giardino della stazione, fanno il pomeriggio, altri che fanno l'uscita delle scuole al pomeriggio, dopo che escono i ragazzi, per esempio, dal Beirio, sono 4:30, in modo che tutti sappiano, innanzitutto noi e poi anche i cittadini, sappiano chi c'è in quella zona, e quindi se poi non sarà pulito come si deve, sappiamo anche, diciamo, chi... vediamo, insomma, tra 10 giorni parte questo progetto, insomma, speriamo di vederne presto appunto gli effetti. Grazie all'assessore Balocco. Se il sindaco ci vuole ancora... c'è qualcun altro? Prego, assessore De Michelis. Grazie. Sì, al riguardo dello stabile in Corso Italia... doveva essere già partita un'ordinanza, stiamo aspettando il via libera da parte della prefettura, quindi penso che sia questione di giorni, è arrivata. Boh. Quindi questione di giorni verrà emessa un'ordinanza proprio per porre fine al problema, così finalmente quelle transenne che ormai fanno parte del paesaggio, perché da qualche anno, se non mi ricordo che stanno lì, ho perso la memoria del tempo che stanno lì, forse riusciamo a recuperare quel posto e insomma a garantire la sicurezza dei cittadini che ci passano attraverso. Grazie. Parola al sindaco. Io giusto due flash rapidissimi. Le altre risposte sono già risposte o integrazioni sono già state date. Io raccolgo molto volentieri la proposta del consigliere Guarino in merito alla data del 10 febbraio. Sono diverse, diciamo così, le giornate che meriterebbero particolare attenzione. Alcune ovviamente rientrano all'interno di quelle che sono le feste nazionali, le giornate nazionali, 25 aprile, 2 giugno, eccetera. Altre si stanno affermando man mano col passare del tempo, quella sicuramente più importante, più significativa è quella del 27 gennaio, quella che arriva anche da più lontano dal punto di vista dell'indicazione, dell'individuazione, e su quella ci siamo particolarmente concentrati quest'anno. La speranza mia è che per l'anno prossimo si possa aggiungere anche quella del 10 febbraio e aggiungerei anche quella del 9 maggio, cioè la festa dell'Europa, e quest'anno forse era un po' complicato celebrare compiutamente in piena campagna elettorale per le europee, l'anno prossimo invece possiamo farlo più sereni e meno, come dire, con meno attenzioni addosso legate invece alle vicende del rinnovo del Parlamento europeo. Detto questo, ci sono davvero momenti importanti che meritano di essere ricordati e celebrati, sempre con la difficoltà di utilizzare questo verbo in alcune occasioni. Proveremo a farlo al meglio possibile man mano, insomma. Adesso abbiamo cominciato. In realtà c'era, esatto, sul 10 febbraio c'era stata un'ipotesi, esatto. Pronto? Sì,
c'era la volontà effettivamente di fare questo, però ci è mancato il relatore all'ultimo minuto, quindi non è stata assolutamente una scelta, perché siamo rispettosi, è una legge nazionale, quindi siamo rispettosi di questo. Senz'altro ci sarà l'anno prossimo. Grazie a Patrizia Massazza. E direi che noi, se non ci sono altri interventi, passiamo al secondo punto della serata. Rendiconto di gestione 2013, esame ed approvazione. La prima, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il responsabile del servizio categoria D esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione. Il rendiconto di gestione 2013, quindi passiamo all'esame e all'approvazione. E la parola spetta al sindaco. Sì, dunque arriviamo alla presentazione e all'esame da parte del Consiglio Comunale del rendiconto di gestione 2013. Intanto un ringraziamento al ragioniere De Maria e a tutti i collaboratori per il supporto che offrono regolarmente all'amministrazione comunale nella gestione di questi passaggi importanti. Io mi limiterei ad alcune osservazioni. Il bilancio è stato, come dicevo prima, esaminato in sede di commissione qualche giorno fa, tentando di far emergere quelli che sono i punti più importanti. Ovviamente il rendiconto di gestione è una fotografia del 31-12 di quella che è la situazione, di quello che è successo durante l'anno trascorso. Non è un atto politico, quale può essere invece il bilancio di previsione, è soprattutto direi un documento tecnico. Documento però che ci dà alcune indicazioni che mi sembra utile riportare al Consiglio. Intanto è un rendiconto di gestione che non ci sorprende moltissimo rispetto al bilancio di previsione, anche perché distano di poco tempo l'uno dall'altro, perché il 2013, come dicevamo prima, è stato un anno abbastanza particolare da questo punto di vista. Io noterei alcuni aspetti positivi e un aspetto che rischia di essere letto invece con alcuni elementi di preoccupazione, non preoccupazione, e però secondo me è facilmente comprensibile da dove arrivi. I due elementi positivi sono sostanzialmente la presenza di un avanzo di amministrazione importante, non enorme e nemmeno eccessivamente risicato. Un avanzo di amministrazione soprattutto che è composto di soli fondi non vincolati, cioè di fondi che potranno essere nuovamente utilizzati e rimessi in circolo, passatemi questo termine non perfettamente corretto dal punto di vista contabile, in occasione del 2014 o successivamente, a seconda delle scelte che verranno prese. Sono 277.000 euro che quindi saranno utilizzati per investimenti. Nella nostra intenzione c'è l'utilizzo di una parte, diciamo di due terzi circa di questa cifra per finanziare alcuni interventi contenuti nel piano triennale delle opere pubbliche, e invece la parte rimanente la teniamo per ora a disposizione e vedremo poi durante l'anno eventualmente come andare a utilizzare. Le norme attuali del patto di stabilità individuano nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione soltanto l'aspetto negativo, quindi soltanto l'uscita, e questo in assenza di entrate straordinarie ci avrebbe potuto creare dei problemi.
A inizio anno, a gennaio, c'è stato invece l'introito dei fondi Scanzano relativi all'anno 2011, quindi circa 1.315.000 euro, che ci permettono di gestire con più serenità, sempre con la dovuta attenzione, ma insomma con più tranquillità, le voci in uscita sugli investimenti per il 2014. Il secondo elemento positivo riguarda un buon risultato della percentuale di copertura del costo di servizi a domanda individuale, che è leggermente superiore a quanto avevamo ipotizzato in sede di bilancio di previsione, e il raggiungimento della copertura, come previsto dalla legge, di quasi il 100% del costo invece del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti. Sappiamo che appunto la legge impone il raggiungimento del 100% di copertura, siamo arrivati a oltre il 98%, quindi di fatto sostanzialmente ci siamo. C'è una situazione di lieve sofferenza, diciamo così, sul pagamento e riscossione di competenza, ma il 2013 è un anno che abbiamo utilizzato anche per effettuare una serie di pagamenti utilizzando degli anticipi di cassa e utilizzando soprattutto gli spazi che ci sono stati concessi dalla Regione Piemonte nella gestione del patto di stabilità 2013. Questo è uno dei motivi, oltre ad altri aspetti tecnici, poi eventualmente il ragioniere, se vuole dare ulteriori dettagli, ovviamente può farlo in qualsiasi momento. Diciamo, ogni qualvolta ci è stato possibile, abbiamo fatto di tutto per pagare fornitori, aziende che avevano o stavano lavorando per il comune, giustamente aspettano che il loro lavoro venga riconosciuto. Questo è sostanzialmente un quadro a grandi linee di quello che è il rendiconto di gestione 2013. È comunque un rendiconto di un'annata particolare, che è stata gestita per metà anno dal commissario prefettizio, quindi ovviamente in modo diverso rispetto a quello che è stato poi quanto deciso dalla nuova amministrazione che si è insediata. Diciamo, archiviamo in qualche modo il 2013 e questa fase transitoria che c'è stata, e con il bilancio di previsione 2014 e da lì in avanti invece sarà tutta colpa nostra. Qualsiasi cosa accadrà a quel punto, non ci saranno altri attori che saranno intervenuti nella gestione dei bilanci comunali. Ultimo aspetto. Come sapete, la cassa del Comune di Trino è particolarmente ricca. Abbiamo chiuso il 31-12 con oltre 4 milioni di euro di cassa, che sono rapidamente aumentati a inizio 2014 con l'introito del 1.315.000 euro e rotti dei fondi Scanzano 2011, quindi a differenza di altri comuni non abbiamo nessun problema di liquidità. Il problema che abbiamo, per assurdo, è quello di avere risorse importanti a disposizione e non poterle spendere. Questo è, se vogliamo, il rovescio della medaglia. La speranza nostra è che, al di là di tutti gli annunci che si susseguono ormai da tempo, ci sia poi effettivamente qualche allentamento dei vincoli del patto di stabilità sugli enti locali, almeno per quel che riguarda alcune spese. È vero che con una programmazione molto attenta si può tentare di spendere tutto lo spendibile, ma oltre certi limiti ovviamente non si può andare. Speravamo in una risposta positiva da parte della Regione quando c'è stata la prima apertura degli spazi del patto di stabilità orizzontale a inizio anno, ma in realtà sono stati premiati, privilegiati i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, e quindi per Trino, così come per gli altri comuni di dimensioni maggiori, di fatto non ci sono state per adesso, per il 2014 non ci sono state novità positive da questo punto di vista.
Direi per adesso questo è quanto, ovviamente se ci sono domande, osservazioni da parte dei consiglieri o appunto integrazioni, precisazioni da parte del consigliere, a disposizione. Prego, prego. Sì, prego, ragioniere Maria. Ma cosa dire di più di quello che ha detto il nostro sindaco? Sono solo aspetti tecnici e si vuole solo evidenziare che il conto consuntivo è stato visionato dal revisore dei conti, che ha analizzato tutte le situazioni presenti e ha dato la sua relazione con un parere finale positivo. Rimarco il rispetto del patto di stabilità, che comunque è sempre una cosa molto importante, fondamentale per la gestione dell'attività amministrativa e contabile dei bilanci comunali. E come ultimo dato potrei dire che gli indici deficitari che sono collegati all'approvazione del bilancio di previsione, dei 10 indici che sono da considerare per rendere o meno il comune in condizioni di strutturalmente deficitari, noi abbiamo i 10 parametri tutti positivi, quindi praticamente abbiamo una situazione ottimale sul conto consuntivo 2013. Oltre, ha già detto praticamente tutto. Ha ragione De Maria, se c'è qualche intervento, intanto premetto, se vogliamo leggere dei numeri ci sono, diciamo c'è una pagina intera di voci, se vogliamo farlo si fa un attimo, insomma, prima di passare la parola magari a qualche intervento. Allora, se non c'è niente, diciamo... Allora la parola al consigliere Ravasenga. Ma io non ho molto da dire perché insomma il conto consuntivo è sostanzialmente il consolidamento del bilancio dell'anno precedente, quindi se vogliamo l'operazione, come posso dire, tra virgolette, matematica vera e propria, e naturalmente il ragioniere De Maria ha una grossa esperienza da questo punto di vista, quindi credo che sicuramente abbia fatto del suo meglio. La mia è solo una considerazione sul, come posso dire, sull'uso dello strumento bilancio, no? Già l'anno scorso, nella riunione di consiglio, quando si parlò del bilancio di previsione, io voglio dire, questa purtroppo è la mia opinione. Ecco, io credo che un ente locale, un ente pubblico, un'azienda o quant'altro debba porre una grande attenzione sul bilancio, ma al di là dei numeri, ma anche del periodo in cui il documento, diciamo che è il maggior strumento di gestione dell'ente locale, deve essere approvato. È vero che viviamo, come diceva il sindaco, una realtà, voglio dire, un po' confusa, no? Confusa nel senso che non ci sono delle precisazioni rispetto a tutta una serie di elementi che ci dovrebbero essere. Però io credo comunque che il comune, con l'ente locale, abbia comunque il modo per poter fare veramente il suo bilancio di previsione. Ovviamente con delle ipotesi in base alle proprie esigenze e in base a quelli che potrebbero o che si potrebbe presupporre quali saranno poi gli esiti, diciamo, che provengono da altri enti, anche perché nel tempo, quindi nel corso dell'anno, è possibile con le variazioni di bilancio fare poi le dovute, come posso dire, correzioni in più o in meno che sia. Questo perché? Perché innanzitutto il bilancio approvato in tempi più recenti, e quindi un bilancio di previsione approvato ad inizio anno, non dico alla fine dell'anno precedente, ma ad inizio anno, dà sicuramente modo al comune, all'ente locale, di lavorare in maniera molto più fluida e non in dodicesimi, come di fatto accade in questi casi. Per cui questo potrebbe essere il modo anche per gestire anche meglio quelli che sono gli investimenti che il comune intende fare all'interno della propria area.
senza un bilancio di previsione sappiamo che è molto più difficile, no? Col bilancio di previsione approvato invece queste cose, diciamo, si possono superare in un modo diverso. E al di là di tutte le incognite, io resto della mia convinzione, ovviamente, insomma, mi concederete che anziché al mese di giugno, come diceva il sindaco, o quando sarà, ovviamente, io sono convinto che il bilancio di previsione, non so, ad inizio anno, dico febbraio, marzo al massimo, si potrebbe avere una prima approvazione. Poi è chiaro, quello strumento in alcuni capitoli, in molti capitoli, avrà bisogno di essere aggiornato in virtù di quelle che saranno poi le disposizioni che dall'amministrazione centrale, anziché regionale o quant'altro, possono arrivare. Però comunque sarebbe uno strumento intanto calato sulla effettiva esigenza del comune, anche perché molte situazioni, non voglio dire le spese, quelle che vengono definite fisse, no? Il comune le conosce e quindi ha modo anche già di esprimerle in tempo utile. Questa è un po' la mia convinzione. Dico questo perché qualunque ente locale, arrivare alla fine, non so com'è, adesso l'anno 2013, c'è stato il commissariamento fino per quasi metà anno, quindi il commissario indubbiamente non ha ritenuto di approvare un bilancio, ma questo succede in quasi tutti i comuni, adesso a parte il commissario, che sono anche in una fase elettorale, se vogliamo, quindi chi lascia difficilmente approva un bilancio per lasciarlo poi agli altri. Comunque, ecco, su questo tema io penso che si possa fare veramente un passo in più. Lo dico per una profonda convinzione, indipendentemente poi dal fatto di condividerla o meno, perché effettivamente l'ente locale avrebbe modo di esprimere i propri obiettivi in maniera decisamente diversa e oltretutto anche in maniera più, come posso dire, organica, no? Proprio perché siamo in presenza di un bilancio di previsione che, ripeto, potrà essere soggetto a 1.000 o a 10.000 variazioni. E le variazioni di bilancio mi sembra che non ci sia un numero prefissato, non so, dottor Farana, penso che insomma le variazioni di bilancio se ne possono fare, voglio dire, quante se ne ritiene opportuno. Questo sicuramente, a mio giudizio, potrebbe dare una svolta al bilancio vero e proprio e quindi non tanto al bilancio ma quanto allo strumento di gestione in atto del Comune. Ah, grazie. Sui numeri non ho ovviamente nulla da dire perché effettivamente insomma quella è la risultanza del bilancio. Dico solo che per quanto riguarda le risorse, diciamo, esterne o aggiuntive, chiamatele come meglio ritenete più opportuno, il Comune, sono d'accordo con quello che diceva il Sindaco, che il Comune di Torino è uno tra quelli più fortunati. La stragrande maggioranza dei comuni si dibatte sicuramente tra problemi non indifferenti. Le compensazioni del nucleare, no, del tanto bistrattato nucleare, comunque, insomma, qualche boccata di ossigeno la portano. Grazie Ravasenga. Se nessun altro ha intenzione di intervenire, la parola al sindaco. Sì, io raccolgo l'invito e la proposta del consigliere Ravasenga in merito ai tempi di presentazione e approvazione del bilancio di previsione. Purtroppo il problema della difficoltà a redigerlo e a presentarlo in tempi rapidi, come dovrebbe essere in una situazione di normalità, riguarda le incertezze sulle entrate. Questo è il tema vero. Perché a programmare le uscite a partire dalle spese fisse e aggiungendo eventualmente quelle che sono invece le scelte dell'amministrazione è molto più semplice. Noi avremmo anche potuto correre un po' di più e arrivare a un'approvazione del bilancio di previsione
in tempi più rapidi. Scegliendo però di tenere le aliquote molto elevate sulla tassazione, perché quelle non è che si possano andare a modificare così facilmente man mano che l'anno procede. Allora, a questo punto, pur con tutte le difficoltà del caso, pur con tutte le preoccupazioni del caso, perché quando c'è un bilancio approvato siamo tutti più sereni e ovviamente si può lavorare in modo molto più funzionale ed efficiente, la scelta è quella di arrivare, mettiamola così, all'ultimo minuto utile per capire quanto riusciamo a tenere schiacciate verso il basso le aliquote IRPEF, TASI, IMU e compagnia varia. Perché la situazione economica peraltro non è particolarmente semplice né per le famiglie né per le aziende. Io credo che in questo momento riuscire a tenere lo 0,5 in meno su IMU piuttosto che TASI o una rimodulazione dell'IRPEF, se mai ce ne fossero gli strumenti, probabilmente vale la settimana o il mese in più di attesa nella redazione della presentazione del bilancio di previsione. Questo è sostanzialmente il motivo per cui siamo ancora qui fermi, perché ci mancano alcuni elementi di certezza sulle entrate. Lo dico così almeno capiamo qual è lo scenario. Sul Fondo di Solidarietà 2014 non abbiamo informazioni, ma addirittura speriamo che non ci siano sorprese su quello del 2013. Sulla quantificazione di quale parte dell'IMU rimarrà al comune e quanto verrà trattenuto dallo Stato, anche lì non abbiamo elementi di certezza. Ora, l'anno scorso ricordiamo tutti quanti che quando ci è stata comunicata la quota trattenuta dallo Stato ci siamo ritrovati con 700.000 euro che ballavano. Anche ballavano non è un termine contabilmente corretto, ma insomma almeno ci capiamo. Quando ci sono cifre che stanno tra il 5, il 10, il 15% del bilancio complessivo, che possono esserci o non esserci, certo che si possono fare le variazioni di bilancio, ma le variazioni di bilancio in entrata su questi aspetti specifici sono complicati se non impossibili in alcuni casi. Purtroppo questa è la situazione. Io spero quantomeno che le continue rimodulazioni delle misure di imposizione fiscale degli enti locali siano arrivate a un punto fermo, perché ci sono stati anni in cui sapevamo che c'era l'ICI, funzionava in quel modo e al di là di qualche minima variazione, quello era, dopodiché siamo entrati in una fase in cui anno per anno, se non addirittura mese per mese, cambiava continuamente tutto. L'anno scorso ci siamo persi alcune nottate per capire come applicare la TARES in modo, diciamo, meno impattante, invasivo possibile sulle famiglie e sulle imprese, poi ci hanno detto scusate, abbiamo scherzato, la TARES potete anche non applicarla. Quest'anno abbiamo cominciato a fare lo stesso lavoro sulla TARI e potremmo scoprire domani mattina che ci dicono abbiamo scherzato di nuovo, tenete di nuovo la TARSU. Ora, sono purtroppo elementi di complicazione non così banali. Nel caso della tassazione sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, diciamo quella è dribblabile più facilmente, ma invece su TASI, IMU, lì c'è poco da poter giocare. Lo dico con rammarico, nel senso che davvero trovarsi alla fine dell'anno per ragionare sull'anno successivo, oppure, va benissimo, anche all'inizio dell'anno per capire come programmare le spese e gli interventi dell'anno in corso, credo che sarebbe qualcosa di utile, di positivo per l'amministrazione, ma credo per il Consiglio Comunale intero, per gli uffici nella loro gestione quotidiana e quindi poi di conseguenza per i cittadini, per le imprese e le associazioni trinesi. Spero, ripeto, che si arrivi a una situazione di stabilità
dell'organizzazione dell'imposizione fiscale degli enti locali. Grazie alla chiusura del sindaco sul secondo punto del giorno. Ancora qualche intervento del consigliere Lasenga. Prego. Grazie. Una semplice considerazione, ovviamente un po' a livello personale. Ecco, effettivamente sì, viviamo in un momento, no, dove tutta una serie di regole o comunque di aliquote o comunque di quelle che sono delle corresponsioni o del prelievo fiscale che sia, viviamo in un periodo di, come posso dire, chiamiamolo di incertezza, tra virgolette, mi viene in mente questa parola, non saprei come chiamarla diversamente. Io penso però che questa situazione, no, quella giustamente quella che dicevi tu, no? Dice, arriviamo alla fine dell'anno, tante volte non conosciamo neanche che cosa dobbiamo, che cosa riceveremo in termini di trasferimenti, che cosa dovremmo dare. Io credo che questa situazione, per stare coi piedi per terra, no, come si suol dire, sarà un problema che non solo quest'anno, ma anche nei prossimi anni, io penso che lo avremo e forse lo avremo ancora di più. Questo, ma non perché lo dico io, perché per quanto riguarda, non so, la stampa, o comunque i media, ovviamente enfatizzano molto questa situazione, di incertezza. Ed è una situazione che nell'ottica di quella che può essere questo grande piano di riforma dello Stato, no? Beh, indubbiamente avrà un impatto non indifferente nel tempo, chiaramente. E quindi decisioni che, per come è strutturata il nostro ordinamento, per come è il nostro ordinamento statale, ovviamente decisioni che, come posso dire, devono essere prese anche in tempi brevi, ma che comunque impattano con uno strumento burocratico, comunque con un tessuto burocratico che è notevole, farraginoso e quant'altro. Quindi, ecco, io penso che, per sintetizzarla al massimo, che questa situazione la troveremo nei prossimi anni, negli anni a venire, ci auguriamo ovviamente che sia il meno possibile, ma io penso che ce la troveremo forse ancora più complicata di adesso. Questa è un po' la mia opinione. E mi sembra che i fatti o lo scenario di oggi non smentiscano questa semplice opinione. Grazie al consigliere Lasenga. Se non ci sono altri interventi, proporrei di leggere solo il quarto punto, in cui si ha già fatto menzione il sindaco, però penso sia una cosa importante, quindi di dare atto ed approvare che allo Stato non occorre adottare alcun provvedimento inerente al riequilibrio della gestione finanziaria, che il Comune non si trova in una situazione strutturalmente deficitaria, che il costo dei servizi a domanda individuale è stato coperto entro i limiti minimi di legge, che è stato rispettato il patto di stabilità interno, che è stato rispettato il vincolo della riduzione della spesa complessiva di personale, che gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione e che le risultanze finali della gestione di cassa concordano perfettamente con quelle del tesoriere comunale. Quindi si passa alla votazione. Faccio prima fare una dichiarazione, la mia sì. Non sarà, normalmente si pensa sempre che tra minoranza e maggioranza, dice, se la maggioranza propone una cosa, la minoranza è contraria, no? Ecco, non voglio essere di questo stampo, però la mia è solamente una astensione. Bene, quindi direi che dare alla votazione, quindi favorevoli. Contrari, astenuti, direi che è approvato.
immediate esecutività. Grazie. Contrari all'immediata esecutività? Astenuti? Okay. Grazie. Quindi passiamo al punto 3, che riguarda la convenzione con il comune di Casale Monferrato e i comuni e le unioni di comuni del territorio della ASL di Alessandria, distretto di Casale Monferrato, per la gestione in forma associata delle funzioni socio-assistenziali. Quindi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, responsabile del servizio, categoria D, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione. Ecco, la prima parola riguardo al punto terzo, insomma, aspetta sempre al sindaco che poi propone. Grazie. Sì, con questo punto andiamo a presentare al Consiglio Comunale e a chiedere l'approvazione per la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni socioassistenziali. Il nostro territorio in realtà si trova in una situazione diversa rispetto ad altre del Piemonte, cioè quanto si sta diffondendo man mano sul territorio regionale era già in essere per quel che riguarda l'area del Casalese, quindi anche e di cui fa parte anche Trino assieme ad altri comuni. Nella sostanza per noi non ci sono modifiche particolari rispetto al passato. L'area di riferimento continua ad essere quella del riferimento come comune capofila a Casale Monferrato e poi agli altri comuni di questa area che si rifanno ad oggi all'ASL di Alessandria, un tempo di Casale Monferrato prima della fusione delle ASL avvenuta alcuni anni fa. Dal punto di vista economico c'è una conferma dell'impegno richiesto al Comune di Trino, che è di 191.397 euro, sostanzialmente la cifra è uguale a quanto già accadeva in passato. Questo documento verrà approvato dai consigli comunali di tutti i comuni che fanno riferimento. Casale l'ho già approvato esattamente come comune capofila e poi sarà il Comune di Casale ad avviare le ulteriori trafile necessarie per concordare gli altri atti con l'ASL di riferimento. Io credo che sia ovviamente positivo questa conferma della situazione attuale. La scelta che fu fatta in passato di rimanere collegati a Casale e non a Vercelli riguardava peraltro proprio un migliore, più positivo sui servizi territoriali offerti da Casale rispetto a quelli vercellesi, e rimaniamo sostanzialmente su questo solco. Credo anche che in questa fase e in questo momento sia necessario fare di tutto per confermare, anzi per certi versi rafforzare, quelli che sono i servizi sociali e territoriali. Peraltro, conferma di oggi, nei prossimi giorni vedremo i dirigenti dell'ASL proprio per andare ad esaminare alcuni aspetti, alcuni rischi di criticità che sono all'orizzonte, che riguardano in modo particolare l'ambulatorio, il servizio di fisioterapia, tema su cui siamo stati sensibilizzati, sollecitati e che appunto tenteremo di verificare subito. Io credo che al comune che contribuisce, credo per secondo, all'interno di questo consorzio, insomma dopo Casale, anche in termini economici, vada riconosciuto un livello buono di servizi presenti sul territorio, e quindi andremo
ovviamente a chiedere conferma di tutto ciò. Sugli aspetti più specifici, come dicevo prima, sostanzialmente è una conferma di quello che è già esistente, non ci sono particolari elementi di novità. Vedremo dopo la tornata amministrativa di maggio, l'insediamento poi di quelli che saranno i nuovi sindaci, le nuove amministrazioni, anche in sede di assemblea dei sindaci, che peraltro non si è potuta tenere ad Alessandria alcuni giorni fa per assenza del numero legale, quindi alcuni aspetti poi verranno rivisitati, direi, o in giugno, più probabilmente diciamo a fine giugno, inizio luglio, appena ci saranno le nuove amministrazioni insediate. Questo è quanto. Come sempre, ovviamente, se ci sono alcuni aspetti o alcuni approfondimenti necessari, a disposizione del Consiglio. Intanto leggevo solamente quello che ha già detto il Sindaco, cioè che la nostra quota è di 191.397,08, che è pari, diciamo così, a la quota come seconda dopo Casale, e la quota per abitante è di 13,70 euro. Quindi se qualche consigliere assessore vuole intervenire in merito, se no procediamo con il consigliere Valzenga. Prego. Ma sì, sono d'accordissimo con quello che diceva prima il Sindaco. Credo che questo modello, che ha un po' di anni, credo, ma 1989-90 più o meno, ha dimostrato che effettivamente è stato uno di quei pochi sistemi che, insomma, ha funzionato. Devo dire che i suoi risultati li ha dati. Mentre invece sì, l'aspetto preoccupante io credo che sia proprio quello di, ma questo lo sosteneva già anche nel passato la stessa ASL, la dottoressa Vonto, per fare nome e cognome, no? Di questa situazione piuttosto particolare per Trino, no? Dove effettivamente, insomma, dal punto di vista socio-assistenziale, l'onere era notevole per tutta una serie di ragioni. Tra le iniziative che, insomma, avrebbero dovuto così entrare in campo anche dal punto di vista però sanitario, c'era anche la possibilità che, nell'ottica dei nuovi distretti, Trino, questo era un impegno che l'allora direttore generale Giampaolo Zanetta, no, si prese, nel senso di riconoscere a Trino un ruolo di, come posso dire, subdistretto di Casale, anche per dare importanza, ovviamente, per dare importanza e per rendere anche più, diciamo, efficiente quello che è il poliambulatorio, che è un presidio dell'ASL non indifferente e che serve un territorio di tutto rispetto. Quindi, al di là della, come posso dire, della piena condivisione o approvazione di quella che è la materia e quindi il rinnovo della convenzione con l'ASL, però, ecco, io credo che varrebbe la pena, magari non lo so, adesso con gli attuali dirigenti dell'ASL di Alessandria, riprendere magari, no, lo dico con la signora Massazza, riprendere magari questa vecchia idea, non so fino a che punto poi sia rimasta lì sotto la cenere o meno, che era proprio quella di riconoscere Trino con questo ruolo di subdistretto per dargli una, come posso dire, un'autonomia, se vogliamo, maggiore rispetto ad altre entità, e questo indubbiamente per favorire anche la presenza sanitaria dell'ASL stessa nel poliambulatorio di Trino, che, insomma, ha qualche prospettiva di miglioramento. Grazie. Sindaco. Sì. Sono d'accordo, è assolutamente un discorso da riprendere, in parte l'abbiamo già ripreso, ma da portare avanti. Il territorio che fa riferimento a questa convenzione è un territorio molto particolare, perché ha Casale Monferrato come capofila e riferimento
principale con 30.000 e rotti abitanti che ha Casale. Subito dopo c'è Trino, il terzo comune di per grandezza è Moncalvo, dopodiché abbiamo un lungo elenco di 45 comuni, se non ricordo male, di piccole o piccolissime dimensioni. Quindi è chiaro che nell'economia di quest'area è necessario andare a individuare quelli che possono essere i luoghi in cui andare a inserire una serie di servizi. Ed è uno degli aspetti che andremo appunto a discutere nei prossimi giorni. Forse quello che noi possiamo aggiungere alla discussione riguarda l'impegno che il Comune di Trino sta confermando e sta anzi aumentando sull'IPAB, sul miglioramento di quella struttura, sul fatto che quello può essere un presidio socio-assistenziale, socio-sanitario di un certo tipo, e che ben si può integrare con un poliambulatorio funzionale, funzionante, peraltro nella stessa area, nello stesso edificio. Probabilmente servirà un ulteriore sforzo, e su questo, se c'è la disponibilità da parte dell'ASL di confermare i servizi, possiamo anche prendere in considerazione l'ipotesi di sostenerlo direttamente come comune sul miglioramento della struttura dove è ospitato oggi il polo ambulatorio. Per capirci, tutta l'area sta, tutto l'edificio sta man mano migliorando la propria situazione con i lavori che sono stati già realizzati o che sono in prospettiva di essere realizzati, anche con il contributo che abbiamo erogato di 125.000 euro per gli interventi di natura ambientale sull'infermeria. Allora, a quel punto una riqualificazione anche dell'ultimo pezzo di quell'edificio, patto e in cambio che i servizi poi vengano confermati o meglio se possibile rafforzati, quindi con la creazione di una sorta di piccolo polo sanitario, sociosanitario a Trino, che avrebbe una sua logica proprio poi per la capacità di offrire servizi non soltanto alla nostra città ma anche a una serie, diciamo, di quei 45 comuni che ci sono lì, probabilmente una decina potrebbero, forse anche di più, tranquillamente far riferimento a Trino e non invece a Casale Monferrato. E quindi potrebbe essere una di quelle operazioni in cui tutti i soggetti territoriali vincono, senza sconfitte o senza guerre fratricide tra il comune e il comune vicino. Tutto lì. Anche i comuni che, come posso dire, non so, Fontanetto per esempio, che è orientato ovviamente verso l'ASL di Chivasso, diciamo, beh, sicuramente troverebbe, come posso dire, sarebbe molto più comodo, anzi già un po' è così, però voglio dire, varrebbe, se effettivamente vale il detto del passato che queste strutture periferiche sanitarie possono aiutare a decongestionare le strutture primarie, quindi gli ospedali e quant'altro, beh, se ancora è valida questa logica, io penso che il poliambulatorio di Trino, con qualche aggiustamento, diciamo dal punto di vista estetico, no? Non so, vedo il mattino, per esempio, tante volte, magari d'inverno, la gente che aspetta fuori, magari, non lo so, aprirlo, che ne so, un'ora prima, in modo che la gente entri all'interno. Insomma, sono delle piccole cose, se vogliamo, no? Ma che potrebbero rendere sicuramente la struttura più efficiente, insieme ovviamente ad un consolidamento dei servizi che già erano, insomma, così per quanto mi risulta, erano già di un certo livello, se vogliamo, però insomma migliorabili ancora, oltretutto con le tecnologie utilizzate oggi, quindi sarebbe forse ancora più facile cercare di migliorarle. Grazie consigliere Alasenga. I comuni in totale sono 48, compreso Casale, giustamente, e Trino e Moncalvo. E la convenzione ha la durata di 10 anni, a partire dalla data di approvazione. Quindi se nessun altro, ecco, se qualcun altro volesse intervenire in merito, libero di farlo. Altrimenti passiamo alla votazione.
Favorevoli? Immediatamente esecutibile? Bene. Andiamo al punto quarto. Il punto quarto prevede l'esame e l'approvazione del regolamento dell'asilo nido. Bene, il sindaco propone, ritenuta l'opportunità di dover dare l'ente dotare l'ente di un nuovo regolamento sul funzionamento del servizio asilo nido, in luogo di quello attualmente vigente, non più adeguato alle necessità organizzative e gestionali del predetto servizio, visto al riguardo il nuovo testo regolamentare come da documento qui allegato, quale parte integrale, integrante e sostanziale, il cui contenuto corrisponde con le necessità rilevate dall'ente, considerato quindi di doverne proporre l'approvazione, ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42,2 lettera A del testo unico enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e similari, e propone di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, di approvare pertanto il nuovo regolamento comunale sul funzionamento del servizio asilo nido, nel testo qui allegato quale parte integrante e sostanziale, di disporre dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento l'abrogazione di quello attualmente vigente in materia, nonché di ogni altra ed eventuale norma regolamentare interna che si ponga in contrasto col regolamento di cui al punto 2. L'intero regolamento, penso sia utile sempre l'intervento sicuramente del sindaco per spiegarne un po' i vari punti, perché si compone di parecchi articoli e titoli. Grazie. Articoli di cui daremo lettura completa e integrale questa sera. No, questo è un passaggio per noi importante, nel senso che segue una scelta che è già stata adottata dall'amministrazione comunale al momento del rinnovo dell'appalto della riorganizzazione del servizio di asilo nido che c'è stato con il 1 gennaio 2014. Ne avevamo già discusso in passato, in altra sede, in questa sede e in altre sedi. Abbiamo aumentato il numero di posti disponibili all'asilo nido comunale, abbiamo migliorato il rapporto numerico educatori, educatrici, bambini, abbiamo rivisto tutta una serie di elementi che a nostro avviso potevano e dovevano essere migliorati rispetto al passato. Quindi questo è già stato fatto ed è già in essere con il primo gennaio. Era opportuno a questo punto rivedere anche il regolamento, soprattutto perché ci sono alcuni aspetti di novità che a nostro avviso vanno a ridefinire quella che è l'offerta di questo servizio. Ovviamente, al di là delle battute di prima, non andrei a leggere i 42 articoli che compongono il regolamento, ma semplicemente sottolineare alcuni aspetti. Intanto l'articolo 2 dà già una prima indicazione di quelli che sono i servizi e come vengono classificati. Questo regolamento riguarda ovviamente il nido classico, il nido tradizionale, così come lo conosciamo, ma prevede anche la possibilità di offrire una serie di servizi integrativi per la prima infanzia che vanno incontro a quelle che sono le esigenze delle famiglie oggi e della riorganizzazione dei tempi e degli orari di lavoro. Quindi intanto la possibilità di avere un orario prolungato oltre le 16:30, che è l'attuale orario di chiusura del nido,
portandolo alle 17:30-18, poi ovviamente a seconda delle richieste, delle esigenze che ci saranno da parte delle famiglie, un ulteriore servizio per il sabato mattina con la possibilità di spazi aggregativi e di laboratori aperti, in questo caso ampliando la possibilità di accoglienza anche per i bambini fino ai 4 anni, in modo da poter mettere assieme anche un numero sufficiente di bambini a poter gestire, a poter, come dire, sostenere il costo del servizio e evitare che ricada su un numero troppo ridotto di utenti, e uno sportello genitori, un aiuto alla genitorialità a cura direttamente dei servizi extrascolastici del Comune di Trino. Questi sono, diciamo, in questa classificazione di servizi ci sono già quasi tutti gli elementi di novità o di ampliamento del servizio rispetto alla situazione attuale. Permettetemi di dire che di questa proposta e di questi miglioramenti, di queste integrazioni, sono particolarmente orgoglioso, nel senso che in un quadro generale in cui i servizi alle famiglie e ai cittadini vengono ristretti, compressi, tagliati, noi andiamo esattamente nella direzione opposta. Per me è un dato politico importante, una scelta non banale e non secondaria. Altri aspetti che mi sembra utile ricordare, come dicevo prima, il rapporto numerico tra educatori e bambini, che viene ben definito, i percorsi di formazione e l'indicazione dei titoli di studio per il personale, sia educatori che ausiliari, che sono presenti, la riorganizzazione degli spazi destinati ai bambini, sia interni che esterni. Su questo faccio una piccola digressione. Abbiamo approvato in giunta martedì scorso, se non ricordo male, il progetto preliminare che riguarda la riqualificazione degli immobili comunali, nel caso specifico asilo nido, biblioteca e palazzo comunale. La scelta prioritaria è stata proprio sull'asilo nido, e stiamo tentando di capire come poter organizzare tutta una serie di interventi migliorativi di quella struttura già in questa estate. Il titolo terzo prevede una presenza, una partecipazione più forte, più diretta delle famiglie con la commissione di gestione e altri aspetti che riguardano appunto un rapporto più diretto e più strutturato tra il servizio e le famiglie, e quindi poi gli altri aspetti invece che riguardano il funzionamento, la vigilanza sanitaria e il rispetto della normativa vigente. Come ogni regolamento è uno strumento, non è ovviamente la presenza di un regolamento che fa sì che le cose accadano e si realizzino, ma intanto qui dentro ci sono tutti quegli strumenti che ci permetteranno poi di dare gambe a questi aspetti. Ovviamente questo regolamento è stato redatto e curato dai nostri uffici, poi l'abbiamo visto, integrato, modificato in più passaggi. Per quest'anno vediamo cosa riusciamo ancora a fare per quel che riguarda i servizi integrativi in questo scorcio, diciamo da qui alla fine luglio, perché come sapete l'asilo nido ha il solo mese di agosto come pausa di erogazione del servizio. Ovviamente invece poi con il 1° settembre 2014 vorremmo essere perfettamente in grado di gestire tutti questi servizi aggiuntivi. Questi sono sostanzialmente gli aspetti principali. Se poi ci sono invece questioni più specifiche, le vediamo più direttamente. Grazie. Consigliere Lavasenga. Solo una domanda. Se non sbaglio, i 25, diciamo, la capienza, no, dell'asilo, mi sembra che sia 25 o 27. Ecco, sì. È ritenuto, cioè, faccio se il numero dovesse essere superiore, c'è la possibilità comunque di... Sì. Sì, cioè superiore, voglio dire, se da 24 non so si arriva, è chiaro che poi ci sono dei limiti, ma per la stessa struttura, ma anche per il personale che ovviamente segue l'asilo. Quindi posso dire che, almeno fare un presupposto, che fino a 30 persone, 30 bambini, diciamo che la struttura è in grado comunque, o sarebbe in grado comunque, di recepirli. Allora, sui numeri...
stranamente ci sono degli elementi di valutazione leggermente differenti, però fino a 30 potremmo arrivarci. Questo è il numero per cui quella struttura era stata autorizzata e approvata. C'è da dire che con gli interventi previsti in quel progetto andremmo a riorganizzare gli spazi interni in modo da recuperare e dare ai bambini quanto più spazio possibile e ridurre invece altri locali di servizio che oggi sono utilizzati solo in modo parziale. Diciamo che possiamo tendere a 30. Come dicevo prima, però, noi abbiamo ereditato una situazione a 18, l'abbiamo portata a 24, c'è poi anche un aspetto di difficoltà poi economica, nel senso che la copertura del servizio asilo nido da parte dei genitori delle rette sta al di sotto del 50%, per cui ogni bambino in più è un costo aggiuntivo per il comune. Nel passaggio da 18 a 24 non abbiamo avuto dubbi nel sostenere questi costi aggiuntivi. Un passaggio da 24 a 30 sarebbe da valutare con particolare attenzione. Aggiungo anche che al momento attuale, tra il nostro nido e la sezione primavera del Mamma Margherita, di fatto potremmo quasi non avere liste d'attesa, più o meno. Qualcuno c'è, ma non sono liste d'attesa così lunghe come quelle che abbiamo invece trovato. C'è anche da dire che siamo in una fase in cui, ahi noi, le difficoltà economiche di molte famiglie spingono magari a non utilizzare pienamente questo tipo di servizi. Quindi in una situazione che tutti quanti noi speriamo sia quanto più vicina possibile di piena occupazione, invece magari la richiesta di questo tipo di servizi potrebbe aumentare. Gli interventi che possiamo programmare sono quelli appunto di una riorganizzazione degli spazi interni, di un miglioramento di quella struttura. Mi sembra che la gestione attuale stia funzionando bene, non ho raccolto particolari critiche, se non per la necessità di quei servizi aggiuntivi che abbiamo appunto inserito in questo nuovo regolamento, perché gli orari di lavoro delle persone, delle famiglie vanno ben oltre le 16:30, e quindi questa è una criticità che tentiamo di risolvere con questo regolamento. Vediamo man mano come si evolve la situazione. Certo, arrivassimo a regime a 30 posti, sarebbe un grande risultato, questo sarebbe un grandissimo risultato, se la domanda lo richiede. Bene, altri interventi? E si può passare all'approvazione. Favorevoli? Immediata esecutibilità? Bene. Allora, il quinto punto riguarda l'adesione al patto dei sindaci per l'attuazione di un piano d'azione sull'energia sostenibile. E qui c'è una premessa, diciamo, che possiamo leggere brevemente, poi il sindaco poi ci espone meglio, diciamo, la proposta. Premesso che nel novembre 2005 la Commissione europea ha lanciato la campagna Energia Sostenibile per l'Europa, quindi con l'obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e una crescita della qualità della vita nei territori europei, l'attuazione di tali misure contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell'Unione Europea, costituisce un efficace piano di azione in vista della definizione dei nuovi obiettivi in materia di sostenibilità ambientale ed energetica, che
che verranno fissati a Copenaghen nel 2009. Che gli obiettivi specifici della suddetta campagna sono i seguenti: aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed europee, diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori, assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell'opinione pubblica, stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche sostenibili. Quindi che l'Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento Energia per un mondo che cambia, che la stessa Unione ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l'approvazione del pacchetto Energia Cambiamento Climatico, che la medesima Unione ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici, che il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci, Covenant of Mayors, con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del 20%, attraverso l'attuazione di un piano di azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione. Quindi, rilevato che il Comitato delle Regioni dell'Unione Europea ribadisce la necessità di combinare azioni a livello locale e regionale e come strumento efficace per promuovere azioni efficienti contro il cambiamento climatico, promuove il coinvolgimento delle regioni della Covenant of Mayors, patto dei sindaci. Quindi, considerato che il Ministero dell'Ambiente ha aderito alla campagna SEE, e quindi considerato anche altresì che il Comune di Trino sta perseguendo obiettivi di efficienza energetica, di valorizzazione delle risorse rinnovabili in accordo con la pianificazione energetica regionale e provinciale. In particolare il Comune ha aderito nel 2009 al progetto EEA, la certificazione energetica europea per i comuni, un progetto di buone pratiche finanziato nell'ambito del programma Interreg Italia-Svizzera e avente come capofila Lega Ambiente Piemonte Val d'Aosta, partner italiano della società Space Consulting SRL. Ha recentemente aderito sempre il Comune di Trino al progetto Interreg Italia-Svizzera Innovazione Energetica, avente capofila Space Consulting SRL, partner Lega Ambiente Piemonte Valle d'Aosta, comunità comprensoriale del Burgraviato di Merano e la SUPSI di Lugano, Canton Ticino, che permette al Comune di ottenere un'attività di assistenza tecnica per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, che il Comune di Trino intende per l'anno 2014 dare corso a una serie di interventi di efficienza energetica e valorizzazione delle energie rinnovabili sul proprio patrimonio edilizio ed impiantistico. Quindi, convenuto ciò, diciamo, ho ritenuto opportuno che di impegnare l'amministrazione comunale al raggiungimento di questi obiettivi, si propone quindi di approvare quanto dedotto, diciamo, dalla convenzione. E quindi io qui darei un po' la parola al sindaco per meglio definire, insomma, le azioni. Grazie. Sì, io tralascerei ulteriori aspetti legati al testo vero e proprio del patto dei sindaci, ma andrei invece a fornire alcuni elementi di maggiore comprensione di quanto il Consiglio Comunale sta esaminando e andrà, se lo ritiene, ad approvare. Il patto dei sindaci è sostanzialmente uno strumento, io lo definirei come tale. È un'iniziativa appunto lanciata dalla Commissione Europea e che è stata poi raccolta da un ampio numero di enti locali e di comuni in modo particolare, e in Italia ha avuto un successo significativo anche rispetto a quanto accaduto in altri paesi europei. È intanto un'adesione ideale, ma che permette già di entrare in un circuito di enti locali, di istituzioni nazionali ed europee che portano poi maggiori informazioni al nostro comune laddove interverrà, ovviamente da alcuni obblighi legati alle politiche che si vorranno realizzare, alla redazione di questo piano d'azione per l'energia sostenibile
e poi, come dire, a proseguire questo tipo di cammino. Il patto dei sindaci e poi la redazione del PAES sono già menzionati in diversi bandi, appunto, dell'Unione Europea, quindi su alcuni finanziamenti comunitari, come elementi premianti per gli eventuali proponenti. Discutendo con alcuni dei partner dei progetti Interreg prima citati, si diceva che verosimilmente in futuro magari non sarà più premiante l'aver aderito al patto dei sindaci, ma potrebbe essere motivo, se non di esclusione, di valutazione negativa, quello di non avere questo tipo di adesione. Quindi meglio in qualche modo utilizzare tutti gli strumenti, poi in questo caso anche gratuiti, che vengono messi a disposizione. Per essere corretti, l'adesione al patto dei sindaci non ha un costo, avrà poi un costo limitato la redazione del piano d'azione, ma quel documento strategico è vero che ci costerà qualche migliaio di euro, di queste cifre stiamo parlando, ma è anche quel documento che ci permetterà di individuare gli interventi prioritari da realizzare per ottenere maggiori risparmi o minori costi di gestione, sia per quel che riguarda la parte pubblica della nostra città, ma anche come indicazione e sostegno ai privati, alle famiglie e alle imprese. Peraltro molte delle scelte che abbiamo già preso, che abbiamo già adottato, e le linee programmatiche su cui vogliamo continuare a lavorare vanno in questa direzione. Abbiamo già visto la scelta di allocare gran parte dei fondi Scanzano 2011 su interventi di riqualificazione energetica, vanno esattamente in questa direzione. Il tentativo di ridurre i consumi e quindi anche di liberare risorse per il nostro comune vanno ovviamente in questa direzione. La scelta di avvalerci della cooperativa Erica per un miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti va in questa direzione. L'ampliamento delle aree verdi, del numero di alberi, di piante presenti sul nostro territorio, la collaborazione con la partecipanza, i due progetti di cui dicevo prima che sono stati approvati dalla Regione, insomma, compongono un quadro coerente di azioni che vanno nella direzione di qualificare la città di Trino come una città verde, attenta e soprattutto capace di cogliere quelle che sono le esigenze e le opportunità attuali. Questo è quanto, sostanzialmente. I tempi sono i seguenti: se il Consiglio Comunale lo riterrà, con questo primo documento si aderisce al patto dei sindaci, adesione che poi viene formalizzata con una cerimonia che di solito si svolge una o due volte all'anno a Bruxelles, con i nuovi enti locali che man mano aderiscono. Avremo poi un anno di tempo per redare il PAES, il Piano d'Azione per le Energie Sostenibili, e quindi da lì in avanti tutte le varie azioni che ne conseguiranno. Gli aspetti ovviamente sono due: quello che dicevo prima, ovvero di natura strettamente ambientale, e il secondo è anche di natura economica, quindi di miglioramento dell'efficienza della nostra città. Questo è quanto. Un'ultima specifica: l'adesione all'Interreg che è in fase di conclusione, che noi abbiamo aggrappato un po' per la coda, permetterà al nostro comune di ricevere una parte delle informazioni e delle analisi che poi verranno riutilizzate per la redazione del PAES gratuitamente. Quindi anche in questo caso non c'è un'entrata economica, ma almeno c'è una riduzione delle spese. Anche questo fa nel tentativo di portare a casa buoni risultati. Consigliere Vasenga. Quello che dicevi tu prima indubbiamente va anche nell'ottica di quelle che sono poi gli asset di Europa 2020, adesso non mi ricordo più se è il 4.3 o il 4.4, dove si parla effettivamente di emissioni
atmosfera, dove si parla di energie rinnovabili, insomma. Quindi, diciamo, potrebbe anche essere un aggancio per ottenere magari non solo una riduzione delle spese, ma ovviamente in un piano organico territoriale trovare anche delle risorse aggiuntive per fare qualcos'altro. Bene, grazie. Nessun altro intervento? Direi che possiamo passare alla votazione. Favorevoli? Unanimità? Immediata esecutività? Bene, grazie. Passiamo al sesto punto del Consiglio di oggi. L'esame d'approvazione in ordine del giorno promosso dal consigliere Massazza Patrizia in materia di riclassificazione regionale delle cure domiciliari. Qui passo direttamente la parola al consigliere Patrizia Massazza. Grazie. Sì, allora... Dunque, con quest'ordine del giorno noi usciamo dall'ambito locale e dalle questioni locali per occuparci, per trattare un argomento che ha una valenza, che ha una valenza generale, e cioè ci occupiamo della, in questo caso ci occupiamo della difesa del diritto delle cure domiciliari per le persone malate, per le persone malate croniche, non autosufficienti e per i portatori di handicap. Faccio una breve spiegazione preliminare. Allora, le cure domiciliari sono un'alternativa dopo la fase acuta della malattia passata, trascorsa in ospedale, sono un'alternativa al ricovero presso le strutture residenziali come la nostra IPAB, e sono appunto sono più economiche, è un'alternativa sia più economica e dal punto di vista della qualità della vita è anche migliore, in quanto un'alternativa migliore in quanto la persona malata rientra nell'ambiente in cui vive. Meno invasiva, sì. Poi l'assistenza domiciliare rientra, e le sue prestazioni rientrano nei LEA, sono i livelli essenziali di assistenza sociosanitaria, e quindi fanno parte della sanità e di conseguenza sono un diritto esigibile. Dico bene, segretario? Con la DGR è un po' complicato per me, credo che lo sia per tutti, ma ci sto arrivando. Allora, con le due DGR regionali, la 26 del fine 2013 e la 5 invece del 2014, praticamente queste due delibere considerano alcune prestazioni, in particolare l'assegno di cura, le considerano extra LEA, cioè interventi aggiuntivi ai LEA, per cui queste prestazioni sono passate dal servizio sanitario al servizio socioassistenziale. Che cosa cambia in questo caso? La sanità è dovuta, il socioassistenziale non è dovuto, è facoltativo e discrezionale, e le cure vengono erogate anche in base alla disponibilità. Si è creato quindi un marasma in Piemonte, soprattutto nel torinese, poi spiegherò la situazione locale, soprattutto nel torinese dove le ASL si occupavano di sanità, dove gli enti gestori si occupavano invece di socioassistenziale, e di punto in bianco appunto gli enti gestori si sono ritrovati senza personale per gestire appunto le cure domiciliari, e anche senza i fondi, quindi ad avere decisamente meno fondi. Il nostro caso è diverso, fortunatamente è diverso in questo momento, potrebbe poi peggiorare, per questo che noi facciamo questa battaglia per il diritto alla cura, perché
E tra l'altro a me piace ricordare anche questa definizione, il diritto e la difesa per i più deboli, che mai come in questo caso tra l'altro calza a pennello, perché i più deboli tra l'altro sono anche le persone malate. Quindi queste due delibere vanno a ledere, queste due delibere regionali, che tra l'altro contravvengono dei provvedimenti regionali e contravvengono anche la legge, la normativa nazionale, vanno a ledere appunto i diritti delle persone malate. E cosa facciamo noi? Nel torinese si sono già mossi, hanno già dato battaglia, si sono già riuniti. Lo stesso ANCI ha già fatto delle dimostranze. Io questa mattina ho parlato con la dottoressa Vonto e fortunatamente lei dice che ha sentito che anche la conferenza Stato-Regioni sta cercando di rivedere, di mettere mano a questa posizione. Per cui noi non siamo un comune ricco, quindi noi non possiamo fare delle azioni forti, però noi vogliamo comunque essere dalla parte di quelli che difendono appunto questi diritti, questi principi che fanno parte di una società civile. Quindi noi chiediamo che vengano, come hanno chiesto i comuni di Torino, del Torinese, appunto altri enti, altre istituzioni, delle associazioni che si occupano dei malati. Noi chiediamo quindi che la Regione ritiri queste due delibere, che i fondi che adesso vengono, che i fondi per le cure domiciliari non siano presi nel fondo dell'autosufficienza, quindi il fondo destinato al socio assistenziale, ma torni in capo alla sanità, e che quindi venga di nuovo ribadito il principio del diritto delle cure alle persone malate. Le cure devono essere una garanzia e non devono essere date a seconda della facoltà. Grazie consigliere Massazza. E so se qualcuno vuole dire in merito, parola magari a Roberto Gualino. Beh, io sono d'accordo col consigliere Massazza, credo che questi siano dei diritti intoccabili. E se, come si parlava prima, sono stati ridotti consiglieri comunali, assessori, ora se si vuole fare dei tagli si facciano poi sulle cose veramente che non servono nulla e che si sprecano, quindi assolutamente su questo tema mai più che d'accordo. Questi non sono, credo, neanche diritti negoziabili, quindi è importante che venga proprio fatta un'azione di questo genere dal Comune di Trino. Grazie, Guadino, il Sindaco. Giusto due parole davvero, anche perché Patrizia Massazza ha illustrato quella che è la posizione di tutti quanti noi, e la ringrazio anche per questo suo lavoro attento non solo a quello che accade sul territorio trinese, ma poi quelle che sono le sollecitazioni da portare a livelli istituzionali più elevati. È un ordine del giorno, ovviamente ha il peso che può avere un documento di questo tipo, ma si aggiunge a documenti simili o molto simili che sono già stati approvati in altri comuni, come si diceva prima. Io credo che se si diffondesse, come peraltro sta accadendo man mano, un documento di questo tipo nei vari consigli comunali piemontesi, forse quando ci saranno i prossimi passaggi, che sia la conferenza Stato-Regioni, che siano le future scelte dell'amministrazione regionale che si insedierà dopo il 25 maggio, beh, allora dovranno in qualche modo tener conto di quelle che sono le richieste che arrivano dal territorio. Sono assolutamente convinto anch'io, peraltro, che ci siano dei servizi, dei temi, degli aspetti che debbano assolutamente rimanere off limits al rischio di riduzione di tagli. La sanità, l'istruzione, l'assistenza, le politiche sociali in genere sono assolutamente prioritarie da garantire in un paese, credo sia il nostro ancora civile, e nell'ambito
di una delle aree del mondo più avanzate da questo punto di vista, qual è l'Europa occidentale, l'Unione Europea. Non dobbiamo nasconderci, questo è un elemento di criticità, che alcuni di questi servizi, la sanità, e in questo caso possiamo allargarlo anche al socioassistenziale, avranno in futuro un aumento dei costi, perché per fortuna viviamo più a lungo, per fortuna molte delle patologie sono curabili, però con interventi costosi. Resta il fatto che non possiamo arretrare rispetto alla conferma, al mantenimento di quelli che debbono essere dei diritti di tutti i cittadini. Anche perché, questa è l'ultima nota, spesso tentando di risparmiare su alcuni di questi aspetti, in realtà si creano poi dei costi non facilmente evidenziabili nei bilanci annuali dell'ente di riferimento, ma che poi per la società diventano gravissimi e insostenibili da gestire. Quindi c'è anche molta prevenzione, c'è molta capacità di tenere insieme una società con questi strumenti, che se vengono meno rischia veramente di esplodere, e poi la gestione diventa complicata per chiunque. Grazie. Se nessun altro vuole intervenire, direi di passare direttamente all'approvazione. Consigliere Vasenga. Faccio solo una considerazione da chi ovviamente ha votato anche la passata amministrazione regionale, no? E credo che questo sia, come posso dire, un autogol, no? In termini sportivi si chiamerebbe così. Perché effettivamente, insomma, le cure domiciliari, o comunque diciamo lo stato di salute di persone che hanno effettivamente la necessità di essere curate con una certa attenzione, no? Proprio per la loro disabilità, ecco, io credo che sia anche un fattore di civiltà, se vogliamo, no? Quindi non sia solo fatto di meri costi, ma giustamente la spending review, come oggi portiamo sulle labbra tutti i giorni, debba essere fatto da altre parti, non certamente lì. Quindi da questo punto di vista sono perfettamente d'accordo. Grazie. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Immediata esecutività. Passiamo al punto, al settimo punto del Consiglio, che riguarda la proposta, nell'esame d'approvazione della proposta del consigliere Ravasenga Giovanni sul progetto per la stazione di interscambio Porta del Canavese. Canavese, alta velocità, un treno per rilanciare trasporti ed economia di Canavese, Chivassese, Monferrato, Vercellese e Valle d'Aosta. Se il consigliere Ravasenga vuole intervenire. Ma diciamo che più che di una stazione vera e propria, che poi in sostanza è così, si tratta di una, come posso dire, di un'idea un po' più ampia, fatta di due filoni. Uno è quello effettivamente di creare una struttura che interconnetta l'alta velocità con la rete esistente, per un semplice motivo, perché oggi parliamo prioritariamente di alta velocità, parliamo prioritariamente di linee ferroviarie, come posso dire, particolari, dimenticandoci un po' di quella che è la rete ferroviaria nazionale, dimenticandoci nel nostro caso anche di quella che è la Chivasso, Trino, Casale, Alessandria. L'idea innanzitutto di interconnettere l'alta velocità con la rete tradizionale, chiamiamola così, nasce più o meno 3 anni fa, no? Nasce 3 anni fa e tra l'altro in un'area molto vicina a noi, quindi diciamo più o meno nei pressi di
Verolengo, dove c'è l'ingresso del casello autostradale per, sull'autostrada Milano-Torino. In quella realtà, perché? Perché in quella realtà la rete ferroviaria tradizionale sottopassa l'alta velocità. Tra l'altro un'alta velocità da Milano a Torino sottoutilizzata, no, non lo dico io, lo dice l'ex amministratore delegato di, delle ferrovie, quindi Mauro Moretti. Quindi l'obiettivo è proprio quello di interconnettere queste due realtà per far sì che il trasporto diventi, oltre che il trasporto vero e proprio delle persone, delle cose, delle merci o quant'altro, ma diventi anche un modo o un motivo per far conoscere meglio alcuni territori. Tra l'altro l'insieme di questi territori ha una popolazione di circa 500.000 abitanti, quindi parliamo di una realtà anche importante, che è fatta indubbiamente da una regione vicino a noi, ma che ne ha tutto il vantaggio, che è la Valle d'Aosta, ma fatta anche del Canavese, del Chivassese, del Monferrato e del Vercellese. Del Vercellese ovviamente per una parte del Vercellese che riguarda sostanzialmente da Crescentino, Trino, quindi l'area, se vogliamo, costiera del fiume Po. Questo indubbiamente, la possibilità di interconnettere queste due strutture, queste due linee ferroviarie, sicuramente potrebbe concorrere, non è l'elemento ovviamente decisivo o decisionale, ma può sicuramente concorrere seguendo un po' quella che è una logica svizzera, no? La Svizzera, come sapete, è il paese europeo che ha la maggior estensione ferroviaria, di linee ferroviarie, quindi con una capillarità non indifferente. Questo sicuramente, interconnettere l'alta velocità con la rete tradizionale, può anche voler dire di avere uno strumento in più nell'ottica di quella che è la valorizzazione del territorio, perché si rende ovviamente il territorio più vicino alle linee di alta velocità e quindi alla possibilità di spostamenti rapidi. Dico questo in virtù anche di un grande evento che ci sarà nel 2015, molto, come posso dire, reclamizzato, pubblicizzato, ma che purtroppo non ci arriveremo, ci arriverà Torino, perché l'alta velocità Milano-Torino esiste già. Però provate a immaginare la possibilità che, se queste due realtà fossero state interconnesse, ecco, io credo che di riflesso Expo 2015 avrebbe potuto portare certamente dei flussi di persone non solo a Torino, che per carità va bene, e nell'ottica francamente delle città metropolitane è un aspetto per me anche un po' preoccupante, no? Il fatto di una Torino centrica. Bisognerebbe che anche gli altri territori possano essere o possano disporre di collegamenti altrettanto veloci e quindi avere uno strumento in più a sostegno di tutte quelle che possono essere o che saranno le politiche per la valorizzazione del territorio. Ma non solo valorizzazione del territorio, territorio anche più vivibile, perché collegato in maniera veloce ed efficiente con i grandi centri, quindi con Milano. Voi pensate che con quel tipo di struttura, da quella struttura a Roma, ci si impiegherebbe la metà del tempo che non a prendere il treno, andare a Milano, oppure che ne so, andare a Torino e quindi salire sull'alta velocità e andare o a Roma o comunque in altre grandi città, non solo italiane ma europee. Quindi questa è una, tra l'altro era un'idea, no, che sostanzialmente dal punto di vista strutturale dispone già di tutta una serie di elementi. Quindi di fatto viene, questa struttura viene agganciata alla sopraelevazione dell'alta velocità e con una serie di ascensori, no, che quindi collegano la parte al piano terreno, diciamo, con la parte superiore dell'alta velocità, quindi creerebbero effettivamente un collegamento molto più organico. Tra l'altro, collegamento, devo dire, molto ben visto anche dai dirigenti di Rete Ferroviaria e quindi delle Ferrovie dello Stato, per cui non hanno fatto nessuna obiezione su questo tema, nel senso che è realizzabilissimo anche dal punto di vista tecnico.
il costo di questa struttura, inizialmente era un po' più faraonico per tutta una serie di aspetti puramente tecnici, però arrivando, come posso dire, ad una semplificazione, è una struttura che potrebbe il suo valore, diciamo, da uno studio, da un progetto preliminare che già esiste e che anche la Regione Piemonte si era impegnata a finanziare, no? Proprio perché lo riteneva un motivo importante dal punto di vista del trasporto non solo regionale ma internazionale. Il costo è di circa 4 milioni di euro, sostanzialmente, di una struttura totalmente automatizzata, quindi insomma, diciamo che sarebbe un modo effettivamente per seguire quella che è l'indicazione di Europa 2020. Cioè Europa 2020 stanzia 480 miliardi di euro per quanto riguarda il trasporto delle persone e delle merci. E quindi da questo punto di vista, con questa, diciamo, con questo progetto, con questa idea, con questo obiettivo, si segue perfettamente quella che è la direttrice europea di Europa 2020. Questo vorrebbe anche poter dire, o voler dire, di poter ottenere anche il finanziamento nell'ambito dei fondi europei per realizzare questa struttura, che andrebbe a beneficio di un territorio che, insomma, come ho detto prima, conta circa 500.000 abitanti, forse anche di più, e offrendo effettivamente una possibilità di trasporto e di collegamenti che non riguarda solo, diciamo, la valorizzazione turistica, ma pensate a persone che magari da questo territorio lavorano, che ne so, a Milano o da altre parti, potrebbero raggiungerlo veramente in un batter d'occhio, no? Sono circa 40 minuti di viaggio, quindi rispetto agli attuali, che insomma sappiamo che cosa significa, no? Poi il treno in ritardo, insomma tutte queste cose. Quindi questo volrebbe poter dire valorizzare anche il territorio da un altro punto di vista. E da lì, ecco, si è mossa questa idea attraverso un'associazione che è un po', diciamo, il promotore di questa idea, che è Identità Comune, un'associazione di Chivasso, che insomma con alcuni esperti degli anni passati insomma, ha ipotizzato un po' questa idea, senza pensare che poi qualche anno dopo, come dicevo prima, Europa 2014-2020, l'asset numero 7 è proprio quello che riguarda questo tipo di realizzazione. L'altro aspetto però, ecco lì, non so adesso come sia messo l'ordine del giorno, l'altro aspetto, dicevo, ci sono due filoni, l'altro invece è una situazione molto, come posso dire, reale e molto travagliata anche, che è quella dei corridoi internazionali, dei corridoi ferroviari internazionali, e nella zona, nell'area del Piemonte orientale, quindi nella nostra area, no, passerà questo famoso corridoio, che è il corridoio 24, che collegherà Genova, il porto di Genova, con Rotterdam, quindi il collegamento dei due mari. Questo corridoio ferroviario presuppone sostanzialmente che Genova si doti di un retroporto efficiente, efficientato, dove in questa area di retroportuale si svolgano tutte le attività per la gestione intelligente delle merci. Quindi sviluppare un sistema di logistica integrata e di intermodalità che oggi esiste, come posso dire, in maniera molto disorganizzata, fatta salve alcune strutture, ne cito una a caso, il CIM di Novara, per esempio. Quindi ci sono delle realtà che, però l'obiettivo diciamo europeo su questo tema è proprio quello di creare questo sistema di logistica integrata in modo tale che queste realtà siano organizzate tra di loro, si parlino tra di loro e quindi siano veramente al servizio e alla funzione di tutte le attività retroportuali di Genova. Su quell'area genovese, no? Dico questo perché recentemente sono stato lì all'autorità portuale, si stanno facendo dei grossi investimenti, al di là del famoso terzo valico, vituperato terzo valico, no? Che sostanzialmente proprio l'altro ieri usufruisce di un nuovo finanziamento per cercare di velocizzare maggiormente i lavori,
qualche tempo fa è stato abbattuto il primo diaframma a Genova. Comunque su quell'area la rete ferroviaria italiana sta investendo circa 600 milioni di euro per l'efficientamento del sistema ferroviario, perché altrimenti è inutile avere un porto che è il secondo porto più o meno europeo, no? E poi avere una linea ferroviaria sola che esce da quel porto e che poi rimane dove rimane. Quindi la logica di questi corridoi europei è soprattutto questa. Qual è la ricaduta di tutto questo discorso, in maniera molto sintetica? La ricaduta di tutto questo discorso è questo sistema di logistica integrata, che da una stima europea può voler dire su questo territorio del Piemonte orientale, che va da più o meno da Alessandria a Novara, no? Può voler dire, in maniera proprio sottostimata, così dicono le informazioni, può voler dire circa 1500 nuovi posti di lavoro nell'arco del settennato, ammesso che in questi 7 anni noi riusciamo a completare la tratta del Terzo Valico, ammesso che riusciamo a far partire questo famoso corridoio, perché se così non fosse, no? Se così non fosse, beh, indubbiamente ci sarebbe un altro effetto, nel senso che saranno gli hub milanesi a, come posso dire, a fare questa sorta di funzione di aspirapolvere, quindi di aspirare tutto quello che arriva a Genova, e ovviamente questa realtà del Piemonte orientale resterebbe come tale. Un altro dato che secondo me è significativo e fa pensare è che in Italia, a differenza di tutti gli altri paesi europei, la logistica è un costo che grava sul trasporto. Negli altri paesi la logistica è invece, non voglio dire un business, ma comunque è una fonte di reddito e di lavoro, anche occupazionale. Quindi l'insieme delle due cose, diciamo, va nella direzione di Europa 2020. Che cosa serve? Serve innanzitutto sia per la stazione di collegamento alta velocità rete ferroviaria tradizionale, sia per quanto riguarda i corridoi europei, serve costruire una, diciamo, io l'ho chiamato tavolo operativo, no? Del territorio, che sia veramente di spinta e, diciamo, anche in maniera propositiva verso quelle che sono le istituzioni che sono poi quelle responsabili di realizzare questi interventi, e quindi verso la regione innanzitutto, perché regione e governo sono i due interlocutori verso l'Europa, ma se effettivamente c'è una realtà territoriale, locale, da costituire ovviamente, fatta degli enti locali interessati, che poi sono 10 o 11, questo può significare o può essere un volano di spinta per far sì che questo progetto, diciamo, possa veramente camminare sui binari. Trino ha delle performance non indifferenti. In primo, la linea ferroviaria di Basso Casale Alessandria, che a detta dell'ingegner Moretti, col quale ho avuto dopo mille vicissitudini la possibilità di parlarci insieme, insomma, è ancora considerata, come quando fu elettrificata nel 1984 o 5, una tratta strategica per il decongestionamento delle altre linee, quindi una linea da utilizzare prioritariamente per il trasporto delle merci. Garantire l'intermodalità cosa vuol dire? Vuol dire avere delle aree a disposizione, perché si tratta di incrementare queste aree con circa 7 milioni di metri quadrati ex novo, ma utilizzando delle aree industriali o comunque produttive sottoutilizzate o per nulla utilizzate. E noi a Trino ne abbiamo qualcuna, no? Quindi abbiamo la ex Prolafer, abbiamo la ex Plastica, dove l'accesso ferrovia-gomma è un intervento, come posso dire, molto, molto esiguo. No? La Prolafer già una volta disponeva dell'ingresso ferroviario, la ex Plastica, si taglia resine, dall'altra parte della recinzione c'è l'ingresso alla Buzzi Unicem, quindi insomma con un'opera proprio di poco conto la ferrovia può entrare in quelle aree. Ma ci può essere anche per esempio la ex Satil, che è già attrezzata, come posso dire, per svolgere funzioni di logistica di questo tipo.
Quindi il fatto di poter inserire anche Trino in questo territorio, se voi avete visto la mappatura, vedete che proprio lì mancava solo Trino, ma il professor Tadini dice che probabilmente non avevano forse neanche pensato a queste cose. Tadini è l'estensore dello studio, diciamo. Però ecco, io credo che questa idea meriti, diciamo, la considerazione del Consiglio Comunale. Non impegna il Consiglio Comunale, ovviamente, o non impegna l'ente locale in termini onerosi, lo impegna né più né meno di sollecitare che, come posso dire, si possa realizzare quel minimo di struttura che a livello propositivo o comunque di interlocuzione con le istituzioni, con gli enti preposti a queste idee, possa effettivamente prendere corpo e prendere piede. È una delle, ce ne saranno tantissime altre, idee per creare nuovi posti di lavoro. Oggi tante volte diciamo, indubbiamente il lavoro è la nostra prima parola di tutti i giorni, come si può fare, che cosa potremmo fare, al di là di defiscalizzare, di semplificare, però poi bisogna creare anche i presupposti perché il lavoro effettivamente ci sia. Io credo che questa sia una delle idee, delle tantissime idee che ci possono essere per cercare veramente di dare una svolta da questo punto di vista. Non è certamente un'idea semplicistica, facile, non, prevede sicuramente il coinvolgimento di tantissimi altri enti e istituzioni, ma comunque, ecco, io credo che meriti, come posso dire, la considerazione del Consiglio Comunale. Grazie, consigliere Lavasenga. La parola al sindaco. Una premessa che è soltanto una precisazione, chiedo poi conferma al segretario. Il testo che andremo ad approvare oggi riguarda l'ordine del giorno sulla stazione di interscambio, perché era quello che era presentato come tale nella missiva che avevi mandato precedentemente. Perché noi abbiamo interpretato quello come ordine del giorno. Però il testo adesso ho soltanto il... Giusto per capire su quello che è il punto del... Possiamo integrare all'ordine del giorno la relazione che era poi il punto B per capirci. Sì. Va bene. Ma noi da parte nostra c'è la condivisione, quindi voteremo favorevolmente a questo testo. Di aspetti e di elementi portati all'attenzione del Consiglio ce ne sono ovviamente parecchi. Uno riguarda il progetto specifico della stazione di interscambio, un'altra è la possibilità di inserire Trino e alcune delle aree presenti sul territorio trinese all'interno della ridefinizione, della riprogrammazione dell'asse Genova-Rotterdam. Aggiungerei che a questo bisognerà con la nuova amministrazione regionale poi aprire un'interlocuzione sulla linea Chivasso-Casale-Alessandria, anche perché come dire, io spero che Moretti non consideri anche i pendolari come merce, perché altrimenti diciamo, sul funzionamento
di quella linea ferroviaria ho un po' di dubbi da esporre direttamente. Quindi insomma, ci sono una serie di aspetti ovviamente. Solo un'aggiunta che... Il tema della Genova-Rotterdam è molto complicato, perché ovviamente c'è l'aspetto del terzo valico, c'è l'aspetto del retroporto di Genova che dovrà riguardare una riorganizzazione del territorio del Basso Alessandrino e tutta quest'area. Molto complicato perché in realtà le scelte tecnologiche non sono ancora state prese. Ci sono diversi studi, da questo di Tadini, ce ne sono altri di Roscelli, il Politecnico di Torino ci ha lavorato molto, ci sono anche delle tensioni territoriali non così semplici, c'è tutta la rete della pianura padana, diciamo così, che non è ancora adeguata alle nuove dimensioni dei container, degli altri strumenti di trasporto, per cui possono perfettamente arrivare in pianura padana, dopodiché rimangono bloccate perché non riescono a uscire agevolmente dal territorio del nord Italia. Insomma, di aspetti ce ne sono parecchi. Quello che può essere interessante per noi, in effetti, è capire come procede la riprogrammazione del corridoio e in funzione di quelle che saranno le scelte, riuscire a inserirci, perché, come diceva il professore Manuel, rettore dell'Università del Piemonte Orientale, in realtà i corridoi interessano poco se poi non ci sono delle porte che aprono verso delle stanze. Il nostro territorio può essere una di quelle stanze. Se un corridoio è soltanto di passaggio, ma nulla si ferma, diventa poco utile e poco interessante anche per noi. Insomma. Sì. Non dobbiamo solo vedere le merci passare, ma dare... Sindaco, del valore aggiunto, altrimenti. Detto da Mauro Moretti, con tutto il rispetto verso Mauro Moretti, che io giudico una persona molto capace, no? Al di là delle sue idee, no? Che per riuscire a trovarlo ho dovuto telefonare in un comune in provincia di Rieti, dove lui è sindaco, insomma è stata una cosa un po' travagliata, no? Però al di là di questo, questo triangolo Genova-Milano e Genova-Torino, diciamo questo triangolo geografico, no? Sia da Moretti, ma dalla stessa Unione Europea, no, è ritenuto il triangolo più strategico, no, nell'ambito di Europa 2020 e per quanto riguarda ovviamente l'asset che regolamenta o che riguarda un po' il trasporto delle merci e delle persone. Il fatto che anche l'Europa lì abbia stanziato metà del suo bilancio, io penso che sia anche altrettanto significativo. Ma la cosa che preoccupa, almeno dal mio punto di vista, è proprio quella che dicevi tu prima, cioè sul fatto che ci siano molti interlocutori, che ci siano anche situazioni molto diversificate, esempio del Terzo Valico, dove insomma più o meno siamo come la Torino-Lione, no? Forse anche peggio. Quindi, però, devo dire che in un'intervista recentissima anche dello stesso presidente della Regione Liguria, ma comunque anche di altri esponenti, diciamo, politici di rilievo, insomma questa situazione pare che si stia normalizzando. E devo dire che anche i lavori hanno avuto, anche se sono partiti con tutto il ritardo di questo mondo, ma stanno avendo un'accelerata non indifferente. Allora, io credo che sia proprio in questo contesto, no, complesso, fatto di molti enti, fatto di molte responsabilità, fatte di molte persone che tentano, anche persone o anche soggetti che tentano anche di frenare questo progresso o questo processo. Io penso che questo famoso tavolo operativo territoriale, chiamiamolo così o comunque come si vuole, sia veramente un fatto importante, ma proprio per affiancarsi a chi poi deve prendere queste decisioni, che poi è la Regione, ovviamente, e il Governo, che sono gli interlocutori verso l'Unione Europea. Ma se c'è un'entità che a livello territoriale spinge un po' in maniera propositiva, ovviamente, qui non si tratta di fare delle barricate, qui si tratta di essere propositivi su questo tema, capire dove si può arrivare e fino a dove si può arrivare. D'altronde la ricaduta
è sicuramente la possibilità di creare un numero notevole di posti di lavoro. E io penso che da questo punto di vista, no, ognuno di noi si debba sentire un po' impegnato a vario titolo, a vario modo, ma per cercare veramente di far sì che alle idee, no, perché poi non dimentichiamo che l'Italia è uno dei paesi, devo dire, peggiore dal punto di vista della gestione dei fondi europei, no? Ma questo non lo dico io, lo dico, non sappiamo, abbiamo un sacco di miliardi di euro che non riusciamo a prendere o che comunque dobbiamo restituire o che non prendiamo perché questi progetti non sono contabilizzati, perché non sono morale lo Stato ha anticipato dei soldi che poi non riceve dalla comunità europea. Quindi, siccome non veniamo da un passato di gestione dei fondi europei brillante, ecco, io credo che istituire quella che potrebbe essere, quella che si può definire al meglio, una entità territoriale che insieme alla regione, al governo o a chi sono gli interlocutori verso la Commissione europea, abbia questo ruolo di stimolo ma anche, e propositivo soprattutto. Io credo che in questo modo forse questo obiettivo, diciamo, lo si possa anche raggiungere. Certo, il mosaico è fatto di tanti tasselli, il terzo valico, l'efficientamento del porto di Genova, il nodo di Genova, la sistemazione della tratta ferroviaria che poi da Tortona, quindi all'uscita del terzo valico, si congiunge con Milano, il fatto stesso che la galleria del Sempione, no? Stanno spendendo circa 190 milioni di euro per il suo rimodernamento, se vogliamo, in parte è già stato fatto. Quindi tutta questa vicenda, la Svizzera che con la nuova apertura del San Gottardo, insomma 57 chilometri di galleria e quant'altro, del Monte Cenere, cioè si sta creando veramente un sistema di trasporto ferroviario dove l'asse principale è proprio questo corridoio 24 che unisce Genova a Rotterdam, dove attorno a questo corridoio si può costruire questo sistema di logistica integrata ed efficiente effettivamente. Se vediamo le aree, per quelle che sono previste, di maggiore espansione, quella di maggiore espansione è proprio su Casale. Non tanto su Vercelli, quasi nulla, perché esiste già una struttura di un certo tipo, ma su Casale è previsto veramente un incremento non indifferente. E quindi noi siamo vicinissimi a Casale. Tra l'altro, noi abbiamo queste aree, no, che oggi sono totalmente inutilizzate, dove pensare ad un, come posso dire, un accesso intermodale è cosa di poco conto, se vogliamo, dal punto di vista finanziario o comunque dell'impegno. Per cui, ecco, credo che ci siano tutti i presupposti per, come posso dire, sponsorizzare questa idea verso chi poi certamente ha l'onere istituzionale e la responsabilità istituzionale di tradurlo in un progetto efficiente. Ecco, io credo che se si riesce per tempo utile a costruire questo famoso tavolo operativo, beh, io credo che faremo un servizio al territorio, che non è solo il territorio di Trino, ovviamente, è un territorio molto più ampio, tant'è che gli enti locali interessati sono circa 11, no, a partire anche dalla città di Alessandria. Però, effettivamente, può essere una delle idee alla quale dare una risposta per dire, vabbè, lavoro, manodopera, nei prossimi anni cosa faremo? Tra l'altro usufruendo di finanziamenti europei che sono di tutto rilievo. Quindi... Grazie. Direi che meglio magari intendere sottolineare cosa il Consiglio Comunale va ad approvare. Cioè, che intanto si recepisce, sì, com'è? Quindi si prende, sì. Bene, Rotterdam, sì.
Sono, sì, praticamente si traducono nello stesso asset europeo, no? Quindi... quindi... diciamo che il Consiglio Comunale recepisce nello specifico recepisce il progetto e invita il consigliere regionale, insomma, del Piemonte a esprimere un proprio parere in atto di indirizzo, e il Consiglio Comunale invia questo ordine del giorno alla Regione, agli organi diciamo competenti, il Trenitalia, Presidente della Regione Piemonte e Val d'Aosta. Quindi di fatti si va ad approvare l'ingegner Moretti, che è stato che per trovarlo non è stato facile. Bene, quindi se nessun altro vuole dire delle parole in merito, passerei al parere, diciamo così, di votazione. Favorevoli? Per immediata esecutività. Bene, non ci sono altri ordini del giorno, nessun altro intervento, direi che è chiusa la seduta del Consiglio. Tanto, se posso dilungarmi solo un secondo su questo tema, credo che nei prossimi giorni, per quanto mi risulta, si dovrebbero tenere due, diciamo, sorte di convegni, no? Uno ad Alessandria, proprio in virtù delle nuove, delle news che riguardano un po' il Terzo Valico, e l'altro credo a Vercelli, se non sbaglio, no? Però voglio dire, credo che siano in fase di definizione, con la presenza del ministro Lupi, no? Proprio perché forse è la parte più interessata da questo punto di vista. Bene, la seduta è chiusa. Grazie dell'intervento e buona serata a tutti. Io invito soltanto tutti quanti alle iniziative invece del gemellaggio nei prossimi giorni.